Stefano Parra, presidente del comitato organizzatore, come ha risposto Palermo a questo evento? Chissà perché, a me tocca sempre ringraziare qualcuno. Approfitto che qua c'è Giovanni Caramazza davanti a me e lo ringrazio pubblicamente, perché vi racconto retroscena. Quando abbiamo iniziato a lavorare, la prima persona che siamo andati a trovare per darci una mano è stato proprio Giovanni Caramazza. Lui ci ha aperto tutte le porte, ha fatto quello che poteva e ci ha dato quello che doveva, e da lì è iniziato un percorso quasi in discesa, perché veramente la sua impronta si è vista fino all'organizzazione. Palermo risponde benissimo a questi eventi, perché è molto sensibile allo sport disabile. È chiaro che bisogna ancora continuare a creare una cultura sportiva. Quindi quante persone hanno lavorato qui? Diciamo pochi ma buoni, perché molte volte non serve avere molte persone, perché si finisce di lavorare male, perché c'è una disposizione di ruoli ed è difficile da controllare chi fa chi e chi fa cosa. Ho preferito tenere ristretto il numero, fatto tutta di gente competente, di persone sorde, di interpreti che hanno lavorato e che io ancora una volta sento il dovere di ringraziare tantissimo.